quello che dicono gli uffici, ok? Sì. Allora, abbiamo, ecco, la registrazione è appena riavviata. Dunque, per analogia a quanto avviene in consiglio, se durante una votazione c'è una seconda e terza chiama per un consigliere, se nel frattempo entra un altro consigliere, può partecipare alla votazione. Quindi, io ho registrato i pareri di tutti i consiglieri, manca il parere del consigliere Enrico che era rimasto in sospeso perché dovevamo verificare questa cosa. Il consigliere Mi Enrico. permetto di segnalare una cosa onde evitare problemi. Non so se a questo punto è più opportuno, visto quello che ci è stato detto agli uffici, che era insomma quello che dicevo io, se è più opportuno ripetere la votazione onde evitare problemi, quindi che rimanga a registrazione, rimanga a verbale di una votazione nuova fatta dopo che ci siamo accorti di un difetto nella votazione precedente, in Ma io sostanza. Quindi, proporrei soltanto di esprimere il parere del consigliere Enrico e poi io ripeto tutti i pareri che sono stati espressi. Va ok, io lo faccio bene? presente, poi gli uffici decidono, però ecco, basta che Sì, io l'ho fatto presente. va bene. Caterina, chiedo scusa, però se mi permetto, secondo me ha ragione degli Iulis per il semplice fatto che quella votazione è stata chiusa, quindi indipendentemente dal difetto o no, quella votazione è stata chiusa, quindi o se ne fa un'altra dicendo che sostituisce quella precedente, oppure come fai a riaprire una votazione chiusa? Scusatemi, stiamo facendo un po' di confusione. Sarei io la presidente e io non ho chiuso questa votazione. Stavamo aspettando di completare, altrimenti non avremmo avviato l'ite. Adesso capisco qual è la questione. Siccome noi dobbiamo necessariamente affidarci agli uffici, essendo noi con altre competenze, Caterina dice che dobbiamo fare una cosa, noi facciamo quello che dice Caterina, secondo me. Poi, se voi volete sovvertire un attimo questa regola, io ci sto, però quello che dice Caterina, noi quello lo facciamo. Guardate, io posso semplicemente scrivere che viene effettuata una seconda chiama, perché questo è stato fatto, va bene? Il consigliere Sì, Chiarappa, Caterina. perché Grazie. il consigliere Chiarappa appare presente, ma non ha audio collegato. E poi scrivo, si collega il consigliere Enrico e aspettate, si procede nuovamente alla votazione dell'atto. Va bene? Allora. Caterina, Sì. l'importante è che quello che ti hanno detto gli uffici, e Sì. se gli uffici hanno detto noi accettiamo la votazione in consiglio e analogamente in commissione, e a chi si collega durante la votazione viene data la possibilità di votare, Sì. In analogia, lo scrivo, in è analogia a questo che loro hanno detto. quanto Quindi, avviene nella mia nelle umile. sedute di Nel mio umile consiglio, modo di pensare, se tu nella. hai ripetuto questo, Caterina, non io, Sì, tu, e tu lo hai sto ripetuto scrivendo. questo, Si procede no, nuovamente dico, alla se votazione questo dell'atto, in significa, analogia. se tu hai riferito questo, e io non ricordo che in consiglio, quando entra qualcuno, si rifà la votazione, gli No, uffici però hanno detto, può votare, non mi ho stanno capito, dicendo che può votare può in votare, fase di certo. Hanno votazione, se detto che può entra, votare. viene dichiarato presente e può Ma votare. noi abbiamo già votato, Caterina. Scusami, non vorrei sbagliare. Se ti serve un'ulteriore conferma, in consiglio noi votiamo. Se entra qualcuno, chiamano anche lui. La cosa diversa è votare. Poi, se tu vuoi fare il riepilogo, quella non è una votazione. No, noi stavamo facendo la seconda chiamata per il consigliere Chiarappa che appariva presente ma E non va riusciva bene. a E poi, parlare. Nel essendo entrato frattempo si nel è frattempo collegato anche il Enrico, poi votiamo. consigliere Enrico, pertanto anche lui poteva esprimere parere E perché questo è, stavamo non è che facendo la viene seconda fatta una chiamata. votazione. Ok. Facendo la seconda chiamata per Chiarappa, la seconda chiamata era anche per i Va consiglieri che bene. ancora non erano presenti, Va capito? bene. L'importante è che risulta bene a verbale. Sì.
Si procede nuovamente alla votazione dell'atto in analogia a quanto avviene nelle sedute di consiglio. Nella seconda chiamata si collega il consigliere Enrico. Ma noi non abbiamo rifatto la votazione, Caterina, non stiamo riprocedendo nuovamente alla votazione dell'atto. Noi abbiamo votato l'atto a votazione aperta. Ma l'atto non l'avevamo votato ancora perché stavamo aspettando che Chiarappa ci rispondesse, però. Veramente era stato detto quattro astenuti e tre favorevoli. Questo era quello che era venuto fuori. Non è stata chiusa la votazione perché stavamo aspettando la seconda chiama, eccetera. Però, Caterina, noi abbiamo già votato. Una cosa è votare, una cosa è chiudere la votazione, ma se noi stavamo votando e voi avete detto in seconda chiama entra un consigliere, anche lui può votare. Capito? Sì, ma se tu scrivi si rifà la votazione, noi non abbiamo rifatto la votazione. No, ripetiamo un attimo con maggiore chiarezza. Si fa una seconda chiama e non è una seconda votazione. Cioè sì, sì, a questo punto il rivota porta fuori strada, Caterina. Potrebbe essere interpretato male. Quello rivota dicevo. Può portare fuori strada. O si per specifica questo dicevo, che adesso esprime parere si chiama, si chiama anche il consigliere Enrico per la seconda chiama, visto che era esatto, stato, perché questo se dicendo, però, capito? No, però c'era una parola rivota e che può portare fuori strada che diciamo può far nascere dei dubbi. Era quello, credo che... Io infatti avevo scritto, viene effettuata una seconda chiamata. Ok. Quindi, consigliere Chiarappa, parere che esprime di nuovo favorevole, ha detto. Favorevole. Ok. E poi è entrato, c'era anche il consigliere Enrico, quindi anche lui ha diritto di esprimere parere. Favorevole. Ok, allora aspettate, quindi io ricapitolo per me, quindi Dall'Arrigo favorevole, Abate astenuto, Chiarappa favorevole, Corrente astenuto, Misticchia astenuta, Cucunato favorevole, De Iulis favorevole, Enrico favorevole, Pizzi astenuto. Ok? Quindi abbiamo 5 pareri favorevoli e 4 pareri astensioni. Esatto. Quindi la commissione approva. Va bene? Grazie Caterina. Possiamo chiudere il punto all'ordine del giorno? Sì. Ok. Dimmi quando sei pronta che passo al terzo. Ecco, un attimo solo perché sistemo un attimo questa cosa. Un attimo che mi sta chiamando la PO, un secondo solo,
Eccomi signori, scusatemi tanto. A posto. Ha dato la conferma anche l'APO, quindi tutto a posto. Meno male. Caterina, grazie, mettiamola a verbale se possibile, dammi l'ok quando posso chiudere questo punto perché evitiamo sì, siamo, di avere siamo pronti, poi io dopo lo sistemo per bene. Sono pronta? Ci siamo, eh? Ok. Allora. Apriamo il punto 3, mi scuso con gli ospiti per il ritardo. Praticamente al punto 3 abbiamo l'esame della situazione delle iscrizioni delle scuole dell'infanzia comunali nel municipio Romano Veur. Chiedo a Caterina la cortesia di fare una verifica. Io ho invitato la direzione socioeducativa, il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici e l'assessore alla scuola del municipio. Per quanto riguarda la direzione socioeducativa, prima avevo visto che praticamente era presente la dottoressa, era collegata la dottoressa Mencarini, però adesso non so se la riesco ancora a vedere, purtroppo siamo anche in ritardo. Poi diciamo, ho visto collegato con noi, e lo ringrazio anche a lui perché si era anche collegato stamattina, l'architetto Ferroni del Dipartimento, con il quale diciamo, abbiamo avuto modo di confrontarci per la seduta odierna. E per le formalità amministrative chiedo la cortesia a te Caterina di procedere, perché non so se la stessa cosa vale anche per gli uffici oppure no. Sì, glielo chiediamo anche a loro, anche se so che l'hanno presentata. Comunque sì, glielo chiediamo di nuovo la conferma verbale. Sono va presenti. Bene, poi anche per gli ospiti, perché penso che ci sono collegati anche degli ospiti, per cui una cortesia di verificare per gli ospiti collegati se siamo a posto con la privacy. Allora, l'unico ospite che non l'aveva presentata l'ha mandata ieri, e è il Dipartimento Servizi, è la persona che parteciperà del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, che era l'unico che non l'aveva già trasmessa. Gli altri che l'hanno già trasmessa possono confermarlo semplicemente il consenso. Il rinnovo del consenso. Io vedo collegati. Signora Silvestri e signora Golini, se vogliono dare anche loro la conferma di essere... Sì, buongiorno. Sono Carlo Golini, questo è il nome di mia figlia su Teams, insomma. Ecco. Ok, chiedo scusa, leggevo, va bene, mi perdono. Sì, è sbagliato. Succede. Buongiorno. Buongiorno. Io sono l'insegnante Silvestre della scuola Il Risveglio del Biancospino. Buongiorno. E conferma la privacy, quindi l'autorizzazione. Non so se l'ha mandata la signora, però un attimo solo, La signora forse non ce l'ha mandata. No, la signora non ce l'ha mandata. Ma adesso. Sì, l'ho inoltrato ieri. L'hai inoltrata ieri? Sì. Allora aspetti, verifichiamo un attimo. Scusi, l'ho inoltrato ieri nel pomeriggio. Ah, ecco, forse per questo. Aspetti un secondo solo. Un attimo solo, datemi un attimo.
un attimo che sto verificando, eh. Un attimo di pazienza. Allora, mi ripetete un attimo il nome della signora che sto controllando perché non mi appare più? Sì, eccomi, Anna Rita Silvestri. Secondo solo, eh? Sì. Ieri pomeriggio mi ha detto, vero? Un attimo, così. Sì, 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 ieri pomeriggio. Gliela? Un attimo, vedo quella del signor Ferroni. Carlo Alberto Golin. Scusate, non si sente niente però. C'è un audio aperto in sottofondo con parecchio rumore. È il mio perché sto cercando un attimo di vedere la signora. No, non è il tuo, Caterina, non era il tuo. Non si sente più. Allora, io non la trovo questa. E facciamo una cosa, andiamo avanti con i lavori. Chiedo la cortesia alla signora, può provare a ritrasmettere il documento? Sì, guardi, volevo precisare a questo punto che l'ho inviato tramite chiaramente email, ma tramite una cartaria. Quindi c'è l'indirizzo della cartaria Gmail dove io ho inoltrato il tutto. Ah, ok. Quindi eccola, grazie. No, perché io va cercavo bene. Il nome della signora. Va bene, dai, perfetto, perfetto. Grazie a lei. Allora possiamo, grazie, allora visto che siamo a posto possiamo avviare i lavori. Allora se per voi va bene io farei in questo modo, tratterei questo punto in questa modalità. Allora ascolterei prima di tutto la direzione socioeducativa in modo tale da poter avere una visione della situazione alla chiusura del termine per le richieste di iscrizione alla scuola dell'infanzia del nono municipio con una fotografia sulle, a questo punto sulle, sui punti diciamo di attenzione. Quali possono essere i punti di attenzione? Dove ci sono state meno richieste di iscrizione o dove ci sono state più richieste di iscrizione e quindi si è formata una lista d'attesa. E a seguire sentirei immediatamente il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici per avere un confronto comune e chiaramente avviare un attimo un dibattito per capire la situazione come si evolve. E, per la direzione socioeducativa. Buongiorno, sono Silvia. Buongiorno. Eccomi. Mi scusi, mi ero collegata 2 o 3 volte, ma eravate presi da altre cose. E quindi... Purtroppo sì. Mi dispiace, ma eravamo in ritardo. Mi sono collegata tante volte. Eh? No, mi sono collegata e riscollegata diverse volte, quindi... Sì, l'ho visto, mi dispiace tantissimo, ma non era previsto quello che è successo, solo per questo, eravamo in orario perfetto. Mi scuso ancora davvero. Allora, per quanto riguarda le iscrizioni della scuola dell'infanzia comunale, scusate un attimo...
Per quanto riguarda l'iscrizione alla scuola dell'infanzia comunale, diciamo che siamo circa sotto i 1000 utenti anche per quest'anno, quindi abbiamo delle criticità in alcune scuole e quindi io non so, lei vuole i dati di ogni scuola, non credo, no? Perché abbiamo 29 scuole dell'infanzia, quindi io le posso dire già da subito che stiamo valutando delle eventuali chiusure di scuole, solo quelle ovviamente sotto con veramente un numero esiguo di bambini. Allora, intanto le dico, aspetti, le dico intanto una cosa che forse interessava al presidente, ma non apriremo la scuola di via dell'infanzia di via di Conversi, che avevamo messo a bando, ma abbiamo avuto soltanto 4 iscrizioni e quindi è impossibile procedere all'apertura della scuola dell'infanzia con 4 iscrizioni, proprio non è proprio materialmente possibile, quindi si valuterà, la metteremo a bando per l'anno prossimo, mentre con molta probabilità apriremo il nido. Il nido ci sono stati più numeri, più iscrizioni e quindi in questo caso ci stiamo attivando, la prossima settimana andremo anche a vedere il nido, insomma cominceremo tutte le attività che sono necessarie per l'apertura, insomma, ok? Va bene. Per quanto riguarda invece le scuole a rischio, le dico che le scuole con il minor numero di la scuola con minor numero di iscrizioni è stata la scuola che sta ai Ponti, che è il Risveglio del Biancospino. Lì abbiamo soltanto 26 bambini, abbiamo avuto soltanto 2 iscrizioni, di richieste insomma. Quindi stiamo valutando come direzione, ma poi faremo una nota, la chiusura della scuola di Risveglio del Biancospino. Mi perdoni se la interrompo, i bambini attualmente sono 26. Sì, quindi la scuola non okay. Okay. Aspetti, sono solo 26 bambini con solo 2 richieste di iscrizione per l'anno successivo. Quindi erano 24 bambini più 2 iscrizioni, 26. Questo è il numero. Ah, ecco, ok, il 26 comprende il numero. Le sezioni, vado a memoria, sono 2. Sì. Sono 2 sezioni con orario non antimeridiano, ma totale. Sì. Con la mensa. Non può essere aperta con un'unica sezione, perché c'è bisogno del collegio dei docenti. Il limite minimo è 25 bambini a 13. Scuola a sezione. No, quello è il limite massimo. No, alla scuola. A sezione. Allora, la scuola qui in questo caso è una scuola a 2 sezioni, quindi dovrebbe essere una scuola con 50 bambini. Ma però abbia pazienza, giusto per far capire un po' a tutti. Io vado a memoria perché i numeri che vengono previsti di capienza mi sembra che sono 13-25. 13 minimo, sì, ma io non 25 posso fare massimo. Io non posso fare 2 sezioni da 13 bambini. Il dipartimento l'importante impone... è che ragioniamo sui numeri corretti, cioè tra 13 e 25. Noi oggi abbiamo 2 sezioni con totale 26 bambini. Questo è il ragionamento. Poi dopo vediamo che cosa fare. Ok, e ci può dire un attimo le altre scuole dove ha intravisto delle criticità? Abbiamo allora quindi questa scuola. No, però le volevo specificare, perché sennò non si capisce poi tutto il meccanismo, che il Dipartimento dei Servizi Educativi e Scolastici impone da qualche anno una razionalizzazione delle classi e quindi vuole che noi facciamo sezioni da 25, a meno che non è una scuola che ha le classi più piccole e quindi magari ha 20 bambini invece che 25. Noi dobbiamo prima... più fare la sezione A, 25 bambini, poi fare la seconda sezione, ok? Va bene. Non possiamo fare una sezione di 13 e una sezione da 13,
Ok? Va bene, l'importante, dicevo, per poter ragionare, e ragioniamo un attimo su quante sono le sezioni, se hanno il pasto, quindi se sono ad orario completo, e quanti sono i bambini iscritti più le richieste di iscrizione, perché così riusciamo a fare un ragionamento che ci consente anche di meglio comprendere, perché essendo presente il dipartimento abbiamo, come dire, un aiuto in più anche su questa questione del limite massimo che lei ci sta riferendo, se non è un problema. Quindi, normalmente il dipartimento manda ogni anno una nota proprio su questo tipo di razionalizzazione delle classi. Okay. E dopo ci può dire anche il protocollo e la data, in modo tale che quest'anno non è ancora arrivata, quindi bene, meglio così. Meglio così. Ok. Allora, vediamo un attimo. Le volevo anche dire che siccome la Valletta Incantata, che è una scuola che sta lì vicino, sempre ai ponti, invece è una scuola che può arrivare fino a 6 sezioni, e quindi e quest'anno ce n'ha 4 di sezioni, si stava pensando di chiedere all'utenza eventualmente del risveglio di spostarsi, se viene disposta la chiusura della scuola, di spostarli su quest'altra, su quest'altro plesso più grande, ok? Poi l'altra scuola a rischio è la Magnolia Stellata di Spinaceto, che sarebbe dove sta via Renzini. È una scuola che sempre da questa addirittura con 43 bambini, quindi una scuola a 2 sezioni con 43 bambini, quindi una scuola piccole, classi più piccole. Allora, questa scuola però stiamo ragionando di non chiuderla perché sono presenti 4 disabili, quindi spostare i bambini, insomma, stiamo facendo delle valutazioni. Adesso vedremo anche con le liste d'attesa, le liste d'attesa. Abbia pazienza, giusto perché siccome gli altri anni, avendo un foglio, questa volta è un po' più complesso. Ma guardi, lei me l'ha mandata ieri l'email, io sono stata 2 giorni assente, ho fatto il vaccino, insomma non c'è stato proprio il tempo. Meno male. No, mi pare che l'ho mandata un paio di giorni fa. Ma lei deve scusare. Cioè, però non si preoccupi. No, è che qua il dipartimento ci sta massacrando con un dato da una settimana e non c'ho tempo neanche di respirare. Guardi, mi dispiace solo che le chiedo un attimo, che prendo anche io degli appunti. Allora, qui ci sono 2 sezioni con 43 bambini, ok? Questo è quanto. Okay, 27 bambini e ci sono solo 27 bambini. Ho scritto 43. Sì, però poi gli iscritti per l'anno prossimo sono solo 27. Allora, aspetti un secondo, mi manca sempre un dato. Ecco, allora, guardi, lo dico in un altro modo. La capienza di questa scuola è da 43 bambini, ma abbiamo solo 27 iscritti, così forse è più chiaro. Solo 27 iscritti, quante richieste di iscrizione? 8. Che fanno parte dei 27? Sì. Ok, adesso abbiamo trovato un metodo. Perfetto, di cui, allora, solo 27 iscritti, di cui le richieste di iscrizione sono 28. Questa è una scuola che ha una capienza di 43 bambini. Yes. Faccio un salto all'indietro, perché lo stesso dato mi manca per il risveglio. Qual è la capienza del risveglio? 50. Ok, ecco, non l'avevo segnato. Oltre al risveglio alla Magnolia Stellata, quindi abbiamo Ponti e Spinaceto. Mi dica un attimo, chi ha allora, qual è? Abbiamo la sezione antimeridiana dell'Allegro Salice che sta a Bitinia. Sì. Che ha avuto soltanto, aspetti che si chiama l'Allegro Salice. Sì. Ha soltanto 9 bambini nella sezione antimeridiana per quest'anno. Quindi, siccome è accanto, non so se lei conosce la scuola, accanto abbiamo un'altra scuoletta nostra che si chiama Lo Chalet del Sole, che comunque anche questa è un po' sottoutilizzata. Stavamo ragionando di chiudere la sezione antimeridiana, che comunque negli ultimi anni non è più richiesta perché non è previsto il pranzo,
e eventualmente proporre ai genitori di spostarle allo chalet del sole. La situazione attuale dell'Allegro Salice qual è praticamente? La capienza? No, l'Allegro Salice non è messo malissimo perché a Vitigna non è che ci sono tante scuole. Esatto. Però effettivamente la sezione antimeridiana però in totale, aspetti, mi aiuti a capire, la capienza scolastica è? 62 bambini a tempo pieno. 6-2. Sì, e 20 nell'antimeridiana. E 20 AM, quindi 62 più 20. Adesso nell'antimeridiana praticamente attualmente quanti frequentano? Mo non lo so, nel senso in questo modo io le dico che per l'anno prossimo cioè, è previsto solo una sono previsti solo 9 bambini, quindi ci sono 11 posti vuoti. Partiamo da una classe vuota, quindi praticamente solo 9 richieste. Sì. Però non mi fa dire quanti ce ne sono adesso in classe. Ma guardi, queste scuole, le antimeridiane sono quasi tutte sottoutilizzate, non hanno, sicuramente non raggiungono il numero dall'anno. Per avere un dato completo, per capire attualmente nell'Allegro Salice quanti sono i bambini, me lo può far sapere? Non adesso, glielo farò sapere. Perché a questi dobbiamo aggiungere i 9, è così? Sì. Bene, vediamolo allora, perché potrebbe essere un dato molto interessante. No, beh, bambini okay, del terzo piano sono 59, quindi ci sono solo 3 posti da... solo un posto. Non ho capito. L'Allegro Salice è una scuola che praticamente a tempo pieno avrebbe 62 posti, 59 già hanno accettato, quindi non... La scuola è col tempo pieno è completa, mancano 3 posti, un posto, 3 posti. Mentre lo chalet del sole è un po' più vuota, è sottoutilizzata, per questo io ti proponevo eventualmente... Aspetti, io non ho dubbi su quelle che sono le proposte, io avevo un dubbio solo su una cosa. Se noi fino adesso stiamo vedendo quante sono le richieste di iscrizione, mi interessa sapere anche quanti già frequentano, perché così io posso fare almeno un tentativo di somma, ecco. Ok, vabbè, non okay. È inutile, non glielo so dire. Sì, me lo fa sapere. E poi che altra situazione critica ci segnala come carenze? Il ginkgo dorato. Il ginkgo dorato. Oh. Che è successo al ginkgo? No, il ginkgo dorato ha soltanto 21 iscrizioni su 50, capienza 50 bambini, 21 iscrizioni. Però qui nonostante l'esiguo numero, abbiamo una lista d'attesa abbastanza sia per delle scuole limitrofe nostre, che sono l'arancio goloso, il melo girotondo, il cedro argentato. Quindi probabilmente la scuola verrà proposta alle liste d'attesa di queste scuole che invece sono già abbastanza piene. Allora questa scuola ha capienza 50. Quante sezioni? 2. 50 sono 2 sezioni normalmente. Ok. Sono state fatte richieste di iscrizione. Queste sono proprio le accettazioni, questi hanno proprio accettato già il posto. Allora, 21, ma ce ne sono attualmente frequentanti o lei mi sta dicendo totale? Signora, cioè, già mi sta leggendo la classe. No, io le sto dicendo il futuro, perché attualmente in questo momento quanti stanno frequentando non lo so, io le sto dicendo per il nuovo anno scolastico. Allora, per il nuovo anno scolastico, quanti ce ne saranno in queste sezioni che, come dicevamo prima, no, come me l'ha detto prima, mi pare che me l'ha detto sul risveglio. In questo momento ci sono solo 21 bambini, quindi non potrebbe aprire nemmeno questa scuola. Sono solo 21 bambini, cioè non ce ne sarebbero altri che già sono presenti? No, vuol dire che questo è il dato ufficiale, è tutto il dato. Allora, solo 21 bambini e sono tutte richieste di iscrizione pervenute adesso nel 2021. Sì. Allora, se sono il problema è questo, signora Dallarico, è che effettivamente c'è un calo della...
c'è stato un forte calo nel nostro municipio. Quindi il ginkgo dorato, per esempio, accanto a tante scuole statali, quindi probabilmente i genitori non hanno poi riconfermato l'iscrizione perché si sono iscritti allo Stato. Okay? Sì, devo sì, va bene, capisco. Purtroppo molti dimenticano anche di fare l'accettazione, quindi adesso stiamo ricevendo tantissime domande fuori termine. Questo è un grande problema, peraltro il ginkgo dorato aveva aperto da poco e da poco si era ottenuto. Ma noi non è, infatti siccome le signore dell'utenza, dell'ufficio utenza mi hanno detto però che l'arancio goloso, il melo, il girotondo hanno delle liste d'attesa perché sono sempre molto richieste come scuola. Cedro argentato. Cedro, no. Sì, cedro, melo e arancio goloso che sono le scuole più vicine al ginkgo. Quindi noi proporremo sicuramente questa alternativa alle persone che stanno in lista d'attesa. Perché voi in questo caso che cosa state pensando? Che questa situazione del ginkgo dorato porterebbe alla chiusura? Io vorrei evitarla la chiusura del ginkgo. Anch'io. Perché è una scuola nuova, quindi stiamo proprio, non intendo chiuderla. Cioè, io da amministrativa ritengo ancora di non cambiare, di non chiuderla, aspettare un momento. Quindi, state pensando, perché non avevo ancora scritto, state pensando di convogliare l'eccesso di richieste di iscrizione che vengono dalle scuole da vicino, dai dintorni, sì, su quella scuola per non, certo, farla chiudere. Certo. Giusto? Certo. Giusto. Ok. È ovvio, allora, adesso proponiamo questo è il ragionamento che voi state facendo. Adesso mi farebbe piacere sapere una cosa. Rispetto a quello che lei mi ha detto, mi ha elencato delle scuole che presentano delle criticità, ovvero delle richieste di iscrizione inferiori rispetto alle aspettative. È questo il problema. Ci sono delle scuole per le quali lei mi vuole segnalare un problema come eccesso di richieste di iscrizione rispetto alle aspettative? Oh, non più. Va bene. Una domanda che le volevo fare. Neanche la famosa Fiore di Loto, cioè ovviamente Fiore di Loto o la Pimpa sono quelle che hanno più lista d'attesa, ma perché stanno in un quartiere giovane. Ok, allora la domanda che volevo farle per finire l'analisi numerica, ok, è questa. Io, diciamo, le avevo chiesto una cortesia perché con la collega prima eravamo abituati a ragionare in questo modo. Facevamo un confronto con un'analisi storica perché ci dava la possibilità anche di misurare la variazione nel tempo di queste richieste, eventualmente la costanza di questo problema. E la cosa importante in questo momento qual è? È che siccome abbiamo avuto un importante effetto che secondo me ha comunque, cioè quello del Covid, che ha influenzato in una scuola non dell'obbligo anche la scelta di un genitore di iscrivere o non iscrivere il proprio figlio a scuola, io vorrei capire in questo momento, rispetto alla situazione che noi abbiamo, se possiamo recuperare un dato che ci fa capire per queste, almeno solo queste, cioè il risveglio del biancospino, la magnolia stellata, e l'allegro salice e il ginkgo dorato, quali sono storicamente le richieste di iscrizione che ci danno la possibilità di fare una valutazione, come dire, pre-Covid? No, allora guardi, le posso dare una risposta perché secondo me ormai è un po' di anni che lavoro nel settore. Il problema fondamentale è non è il Covid, perché le iscrizioni all'incirca sono come quelle dell'altro anno, non mi vorrei sbagliare. Il problema sostanziale è che il quartiere nostro dei Ponti del Laurentino 38 e il quartiere di Spinaceto sono dei quartieri che sono invecchiati e quindi ci sono meno bambini. Cioè noi le maggiori criticità le stiamo avendo nei Ponti, tanto che abbiamo già chiuso il Pino Birichino e questo qua adesso il risveglio del biancospino è eclatante. Lo stesso problema ce l'abbiamo nelle scuole che stanno a Spinaceto, ci abbiamo troppe scuole. Tutte da 50, con 50 bambini, sono diventate tutte scuole piccole, ma in realtà è proprio che è calata l'utenza dei bambini perché sono diventati dei quartieri di anziani, parliamoci chiaro, dobbiamo aspettare il cambio generazionale, credo. Okay. Secondo me non è tanto il Covid, perché chi ha necessità
obiettivamente iscrive i bambini nelle scuole. E dico anche che poi c'è tanta scelta adesso, si fanno meno bambini, cioè abbiamo anche tante scuole statali nella zona, quindi la gente può scegliere, è tutto là. Va bene. Allora, se non è un problema, mi farebbe piacere, rispetto a questa analisi, dove noi abbiamo praticamente capito certe cose, chiedere un intervento al Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, che ci ha sempre, come dire, fatto compagnia quando abbiamo parlato di situazione delle scuole. E chiedo scusa, una domanda però. Non una domanda mirata, ma semplicemente perché, se no me ne dimentico, mi perdoni un attimo, architetto, la scuola di Lillà, se non me ne dimentico, ci può dare un aggiornamento? Alla questione del cambio destinazione. No, chiedevo alla dottoressa, un attimo alla dottoressa Mencarini, perché se no la dimentico. La scuola di Lillà, come dico da svariato tempo, non sì. serve, secondo me, dal punto di vista mio amministrativo, riaprirla in nessun modo. Perché anche lì abbiamo, nella zona limitrofa, a Miculivo, Giardino d'Europa, a Giardino d'Europa non ha neanche, insomma, non riusciamo neanche a coprirla totalmente. Quindi secondo me... Mi perdoni, possiamo parlare un attimo dei dati? Giardino d'Europa... Aspetti, della scuola di Lillà, perché la scuola di Lillà... È stata di interesse politico e di un dibattito anche recente, quindi avrei prima di tutto bisogno di confermare alcuni dati, poi vediamo un attimo qual è l'esigenza amministrativa. La capienza della scuola di Lillà sono due sezioni antimeridiane, erano sì, sezioni di AM. Ok, la capienza qual è di questa scuola? Non lo so, non me lo ricordo, ma era piccola, era una scuola piccola, antimeridiana, senza mare. Si può verificare, metto un punto interrogativo anche su questa qui. Perché... è un'altra cinquantina di bambini, non di più, perché è molto piccola. No, 50 allora, meno ci arriva. Okay. 50 forse nemmeno ci arriva. Ok, allora questa è una cosa importante, perché lei dice questa scuola è chiusa, non serve, eccetera, eccetera. Va bene, io prendo atto di questi dati e di queste diciamo, le dico che fu chiusa, mi permetto di dire che fu chiusa proprio perché, essendo una scuola antimeridiana, dove non era possibile, non c'è la mensa, quindi... Dottoressa, guardi, la storia purtroppo, dottoressa Mencarini, la conosciamo, perché la scuola è stata incendiata. A seguito di quella cosa la scuola è stata chiusa, ma prima era una scuola aperta e funzionante. Poi, dopo un certo tempo, con un atto di indirizzo politico ed una serie di azioni di questa giunta, insomma, diciamo, sono stati messi da parte i fondi con la direzione tecnica che ha fatto tutta la valutazione, eccetera, eccetera, per poter riaprire quella scuola e portarla, diciamo, no, scusi, due sezioni o tre? Due, assolutamente. E, diciamo, fare dei lavori che consentissero la possibilità di trasformare da antimeridiano a tempo pieno ed inserire uno spazio, come dire, di tipo refettorio o comunque smistamento pasti. Non entro nel merito, però posso dire che finalmente nel bilancio di quest'anno i soldi ci sono, quindi è una cosa importante. Valutiamo un attimo con calma questa cosa, l'importante è però avere il dato tecnico, quindi io la ringrazio almeno per queste informazioni che ci ha dato. Chiedevo all'architetto Ferroni, mi perdoni se l'ho interrotta, ha sentito un po' la situazione che stiamo praticamente acquisendo dagli uffici a liste, come dire, tempi per le iscrizioni che sono ormai chiusi e quindi con delle liste pressoché diciamo definitive. La lettera del Dipartimento non è ancora arrivata, quella che impone, come diceva la dottoressa Mencarini, ogni anno un certo numero di iscritti minimi, però abbiamo anche un effetto del Covid che chiaramente ha impattato notevolmente in un modo o nell'altro
e probabilmente anche sulla scelta di un genitore di iscrivere o meno un figlio in una scuola che non è ancora dell'obbligo. Allora, parliamo del patrimonio di Roma Capitale. Possiamo chiederle un suo supporto nel merito di queste decisioni, comprendendo anche le difficoltà che hanno gli uffici per cercare di non incorrere in errori, ma diciamo che in questo momento un ragionamento su classi non troppo piene va necessariamente valutato e, a mio modesto avviso, anche privilegiato. Ci aggiorni un attimo su quello che è il suo punto di vista come dipartimento. Allora, per quello la nota che manda al dipartimento riguardo la capienza massima non viene dal mio ufficio, viene da un altro ufficio, quindi su questo non so dirle. Per quello che riguarda il numero massimo dei bambini in ciascuna sezione, o ci stanno delle norme ministeriali che impongono una riduzione del numero, o altrimenti o qualunque decisione ovviamente è discrezionale. Mi pare che la proposta di chiudere le scuole sia supportata dal fatto che ci stanno vicino scuole largamente sottoutilizzate, quindi comunque si potrebbero non fare sezioni da 25 malgrado la chiusura di queste, perché tenere aperti due plessi con 25 due plessi aperti che complessivamente potrebbero ospitare 100 bambini, dove ne mettiamo meno di 50. Insomma, è davvero una spesa importante. Probabilmente il distanziamento, un maggiore distanziamento, come dire, attuato in maniera discrezionale, si può fare anche ridistribuendo l'utenza. Io su questo credo che non ci siano dubbi. Cioè, le scuole che stanno intorno ai plessi largamente sottoutilizzati a rischio chiusura comunque hanno spazi vuoti. Mi ero segnato, per esempio, che la Valletta Incantata ha 6 sezioni ma ne ha occupate 4, quindi voglio dire ci stanno altre 2 sezioni, i numeri delle sezioni nuove, il Biancospino avrebbe 2 sezioni ma da 13 bambini, quindi voglio dire anche se si fanno 2 sezioni, a parte il fatto che sotto i 15 bambini il Ministero non riconosce la parità scolastica, quindi perdiamo delle risorse, non tante perché è un tot per ciascuna sezione, però comunque perdiamo, non solo perdiamo noi delle risorse, ma alle insegnanti che lavorano presso le scuole e sezioni paritarie viene riconosciuta l'anzianità di servizio nei concorsi con lo Stato. Alle insegnanti che lavorano in sezioni non, e scuole non paritarie questo diritto non viene riconosciuto. Quindi a Roma le scuole non paritarie ce ne abbiamo per fortuna pochissime, i problemi sono di tipo certificativo. Però ecco, incorrere anche in questo è un po' un rischio per le insegnanti. Quindi diciamo che la chiusura, da quello che mi consta, la chiusura delle scuole e ridistribuzione dell'utenza negli altri plessi ugualmente sottoutilizzati è un'opzione efficace e necessaria. Tra l'altro una scuola largamente sottoutilizzata, voglio dire, anche da un punto di vista di comfort del bambino non è proprio il massimo, insomma, che gli spazi vuoti in qualche modo danno un certo disagio. Poi non so che altro rispetto al numero massimo 25, però insomma se il dipartimento non si è espresso o ci sta ragionando ma non ne ho idea, però mi pare che il Ministero non abbia dato delle indicazioni, cioè fermatevi a 20, 21, 25... No, beh, è una questione proprio normativa dovuta alla capienza delle classi, quindi poi dipende l'ufficio tecnico che fa prende la misurazione delle classi, in base a quello decide il numero dei bambini, però comunque il regolamento comunale dice che le scuole dell'infanzia devono avere un massimo di 25 bambini. La capienza effettiva è la superficie. Sì, effettiva. Beh, lei è un architetto, lo sa meglio di me. No, vabbè, però voglio dire, a volte guardate che le aule sono talmente piene di arredi, armadi, eccetera, eccetera, sì, sì, che la superficie diventa poco per quello, però la capienza rimane la stessa, ma i bambini stanno stretti. A volte tirar fuori armadi e altre cose che non servono quando ci stanno gli spazi è un'azione necessaria, meritevole, e si fa soltanto un po' la fatica di andare a prendere qualche cosa al di fuori della sezione. Però quindi da questo punto di vista non so se c'erano altri aspetti che ho dimenticato nella... Diciamo, no, se vogliamo entrare nel merito, ragionando solo sulle criticità, il ginkgo dorato
rappresenta una di quelle scuole in cui, pur avendo una riduzione di richieste di iscrizione, si stanno convogliando le maggiori richieste di iscrizione nelle scuole vicine, ok? Quindi mi sembra che ci sia un approccio dove si tende a portare dentro. Mi scusi, le volevo specificare che noi adesso cominciamo a chiamare la lista d'attesa, perché l'accettazione dei posti è avvenuto il 20 aprile, no? L'ultima scadenza. Quindi noi adesso cominceremo a chiamare tutta la lista d'attesa. Finita la lista d'attesa, poi si fanno le domande fuori termine. Quindi speriamo che in qualche modo riusciamo a rimpinzare, ecco, le scuole. Però certo, in alcuni casi la criticità è molto elevata. E giustamente io penso che Valletta Incantata, che è una scuola che ha addirittura 6 sezioni, in questo momento ce n'ha solo 4, io effettivamente i bambini, ora faccio un esempio, ma i bambini del Risveglio, che è una scuola che sta sempre in quel quartiere, forse lì possiamo riuscire a spostare i bambini e creare una scuola, riempire l'altra scuola, anche perché è una spesa non indifferente di personale, multiservizi. Sono tante spese nella scuola. E voglio dire, assessore, con l'occasione anche che le sezioni ponte pure rischiano la chiusura, le sezioni ponte ormai rimaste. Aggiungere, è da tempo che noi stiamo cercando di dire, i fabbricati, spesso ci abbiamo fabbricati nuovi, a volte i fabbricati sono particolarmente vecchi, onerosi, eccetera eccetera. A parte questo momento, la riduzione delle iscrizioni di quest'anno è legata anche al Covid, ma in linea generale razionalizzare i punti di offerta e chiudere plessi particolarmente vecchi, desueti e a poco funzionale, è anche questa una cosa meritevole. Quindi il cercare di convogliare l'utenza sul Ginkgo Dorato perché è una scuola nuova e quindi può offrire un comfort e anche per l'amministrazione sistemi di manutenzione migliori. Poi non dico che le vecchie quando non servono più è un altro discorso, però andare verso le scuole nuove. Va bene, è chiaro, è importante. Infatti io stavo cercando di rivedere e capire dove rimangono le criticità. Perché il Ginkgo Dorato si cerca di salvare con un approccio di prendere dalle scuole vicine un maggior numero di iscritti. Per quanto riguarda invece il Risveglio del Biancospino, io faccio una domanda, perché già il Risveglio del Biancospino era stato interessato da un momento di difficoltà. Accanto c'era un'altra scuola sulla quale erano stati peraltro fatti dei lavori, mi pare che era il Pino Birichino, che nel frattempo è stata chiusa. Allora, se io oggi immagino i ponti, che sono comunque una strada, voglio dire, il Laurentino 38 sono una strada parecchio lunga, qual è la distanza e qual è il posizionamento tra le due scuole che venivano proposte, cioè il Risveglio del Biancospino, dottoressa Mencarini, dove è ubicato, circa all'altezza di che ponte? Guardi, mo il numero del ponte non so, è dopo Via Ignazio Silone 100, il ponte, quindi il quarto ponte. Quinto ponte. Allora, la Valletta Incantata invece è più sotto, insomma, un po' più distante, però la Grande Quercia, che è l'altra scuola che abbiamo ai ponti, è piena. Bene, la Grande Quercia è piena, e quindi adesso la Valletta Incantata orientativamente dove è ubicata? Sta a Via Gadda. No, oddio, lo sa che non mi ricordo le vie, non le so, io non... Cercare di capire qual è la distanza. Sì, via Gadda, qualche consigliere storico lo sa, insomma, adesso io non mi ricordo il nome. Confermo, via Gadda, via Carlo Emilio Gadda 180, se non ricordo male. Grazie. Allora, se un genitore è a piedi con un bambino che comunque ancora non fa tanta strada, quindi potrebbe anche darsi che insomma c'ha bisogno di camminare con il passeggino, si trova chiuso, già è stato chiuso il Pino Birichino, poi viene chiuso anche il Risveglio per spostare ed ottimizzare le sezioni
che sono invece disponibili a Via Garda, quindi alla Valletta Incantata. Quanto tempo dovrebbe, diciamo, che distanza dovrebbe idealmente percorrere in più se si trova dall'altra parte del risveglio? Cioè, io ho bisogno di capire un attimo anche a livello di spostamenti di mobilità a piedi, non voglio dire per forza con la macchina. Scusa, ma è difficile da stabilire, dipende da dove abitano, dove partono. Ho capito, tra quanto sono distanti le scuole, però potremmo provare a fare una stima di quella che è la distanza tra loro. Un chilometro di distanza, non stiamo parlando di distanze gigantesche. Un chilometro per chi ha un bimbetto comunque nel passeggino, non lo so, poi voglio dire, c'è chi cammina più facilmente e chi meno, però il discorso qual è? La Valletta Incantata da quanti anni ha quattro praticamente queste, insomma, è mai stata veramente a regime con tutte e sei? Altro che. Da quanto tempo non lo è più? Come dico io, negli ultimi due anni, proprio perché c'è un forte calo dell'utenza all'interno e in questo quartiere. E poi okay, parliamoci chiaro, signora Dallarico, fa tanto anche la chiacchiera del quartiere, la scuola migliore e la scuola peggiore, e sicuramente ai ponti... Questo è un peccato, dovrebbe aiutarli. Ai ponti vale anche questo, tanto che la Grande Guercia è piena. Allora, ok. Non posso non dirle che nel risveglio di Biancospino può darsi che incida anche il tipo di il corpo docente. E quindi i genitori scelgono un'altra scuola. Io penso che noi su questo, almeno noi come partito, non possiamo assolutamente dir nulla, perché a volte ci sono delle voci, insomma, che voglio dire, vanno anche verificate. Noi lo vediamo prima di tutto su noi stessi, per cui, per quanto mi riguarda, le voci, no, io le sto dicendo come le dinamiche delle iscrizioni, come funzionano, tutto là. Adesso, perché anche a noi, no, la Grande Quercia è piena, poi il risveglio del Biancospino non ha ricevuto neanche un iscritto, cioè il fatto che abbia avuto solo due iscrizioni, mi perdoni, cioè è una cosa un po' particolare che non mi era mai capitata. Quindi, ma potrebbe essere anche la comodità, la distanza, l'accessibilità, non lo so, cioè io penso, allora, che il 90% delle persone abbia la macchina oggi, porta i propri figli a scuola con la macchina, quindi noi non possiamo certo fare un discorso del genere, quanto dista a piedi o quanto dista, va bene. Okay. Io ci ho provato a fare un discorso di raggiungere facilmente una scuola sotto casa, perché per me è fondamentale. Ciò non toglie che chiaramente volevo capire una cosa, visto che ci sono anche altri consiglieri che si sono, diciamo, che stanno ascoltando questo dibattito, io darei la parola, vedo che c'è una mano alzata. Però aspettate un attimo, perché ogni tanto il mio telefono si rallenta. Io ho cercato di fare un'analisi nuda e cruda, cioè veramente numerica, e se avete capito, ho manifestato un grandissimo disagio nel sentir parlare di classi con il limite massimo di 25, che in questo momento non è veramente una cosa, diciamo, da prediligere, fermo restando la normativa del Covid, mentre per i nidi ha previsto le bolle, quindi piccole sezioni da 7 bambini, la scuola dell'infanzia quest'anno con tutto il Covid ha funzionato con 25 bambini, non è cambiato nulla. Però il limite massimo è 25. Sì, quello lo prevede il regolamento. Esatto, e a me a volte mi fa un po' specie, cercherei anche di attestarmi su livelli, come dire, intermedi, non necessariamente su quelli massimi. Non è che lo posso decidere, lo possiamo fare noi. Cioè, va, io bene, mi devo anche attenere a delle regole che mi dà il previste dal regolamento e previste dal dipartimento. Okay. E negli anni passati, non le dico la verità, si riusciva a fare anche sezioni con meno bambini, dipartimento, diciamo, chiudeva forse un occhio. Adesso, proprio come ha detto l'architetto, il problema è anche il costo della scuola, tutto quello che ne comporta, e quindi loro vogliono delle scuole con una capienza più consistente,
ovvero che una fare scuola con 25 bambini verrebbe a mancare il collegio dei docenti, ok? Perché ci sarebbe solo una scuola con un'unica sezione, secondo il regolamento, e non può esistere una scuola con un'unica sezione. Senta, una domanda a chi può risponderci. Se le scuole si svuotano e non ci sono, quindi state pensando di chiudere in questo momento alcune scuole, che cosa succede al patrimonio di Roma Capitale? Guardi, la questione non è complessa, però in questo momento c'è una riduzione delle capienze dovuta al Covid che chiaramente può svuotare alcuni plessi. Adesso parliamo in maniera così assolutamente acritica. Nel momento in cui una scuola cerca di essere utile al servizio, però la cessazione dell'attività deve essere attestata, quindi consolidata, vera, un po' dipende da un fabbricato che è particolarmente vecchio e malfunzionante, da un'utenza che si è spostata, da un'utenza, ci stanno varie ragioni. Negli anni è accaduto poche volte che per alcune scuole sia stato chiesto una rimozione del vincolo di destinazione scolastica, in un paio di casi perché è stato dato o a un commissariato oppure ai carabinieri per una centrale, qualche caso c'è stato. Allora, la norma prevede questo: nel momento in cui viene attestato, accertato che la scuola non serve più per le esigenze funzionali della rete scolastica, va verificato se quella stessa scuola non può assolvere al servizio scolastico di un livello diverso. Quindi è capitato, nel caso specifico, le nostre scuole, qualora fossero non più necessarie, possono essere utili alla provincia di Roma. Quindi la procedura comporta l'attestazione da parte del municipio sul fatto che la scuola non è più utile, non rientra più nel fabbisogno della rete. Quindi noi chiediamo, l'amministrazione chiede alla provincia e al MIUR se quello stesso plesso può soddisfare altri bisogni, altri fabbisogni. Qualora la provincia ce ne avesse utilità, allora quel fabbisogno viene trasferito in comodato d'uso gratuito alla provincia, che ci fa il liceo e quant'altro. Qui stiamo parlando di scuole dell'infanzia, quindi la questione è leggermente diversa. Allora, non mi è mai capitato, quindi sto ragionando ad alta voce sul fatto che sia leggermente diversa. Intanto un fabbricato anche di scuola dell'infanzia può essere utile ad un istituto comprensivo, che magari ha una sua utenza o non ha una scuola dell'infanzia statale e potrebbe, vorrebbe aprirla. Va verificato, ma intanto prima di smettere un fabbricato scolastico questa verifica va fatta. Che possa essere utilizzata per un liceo, io avrei detto assolutamente no. Ma soltanto qualche settimana fa, in un altro municipio, un liceo ha chiesto che gli venisse assegnato in uso in una scuola dell'infanzia che non è ancora stata finalizzata. Mi sa che è nostra, è la scuola nostra. Come? Mi sa che è una scuola, no, è un nostro, il nostro, no, è un altro municipio. È un altro municipio. Perché anche noi, il liceo Plauto. Quindi diciamo che La cessazione dell'utilizzo scolastico deve fare seguito ad un'attestazione che non è cosa da poco, perché quello che a me pare è che finché stiamo in un'area completamente da urbanizzare, e che lo sarà per 20 anni, uno può anche dire rinuncia a quella scuola, ma quando stiamo nel centro abitato, ormai consolidato, e perdiamo un fabbricato pubblico dove c'è scuola, e lo perdiamo definitivamente, quando l'utenza tornerà, perché sono cicli, a essere quella della piena utilizzazione, un altro spazio per una scuola noi non ce l'abbiamo. Quindi il fatto che venga utilizzata diversamente va benissimo se la scuola non viene utilizzata. Il fatto di rinunciarci definitivamente vuol dire privare poi quel tessuto urbano di una scuola. E se oggi abbiamo una riduzione delle nascite dei giovani, eccetera, eccetera, questo non sarà all'infinito, poi ci sarà un trend che si inverte e a quel punto quel fabbricato ritorna a essere utile. Quindi la rimozione dal vincolo di destinazione, secondo me, è una
operazione che va fatta con grandissima attenzione e visto anche in un arco di tempo molto lungo. L'utilizzazione diversa di un edificio scolastico, quando permane a lungo un minore utilizzo, è cosa diversa. Francamente la norma non entra nel merito di questo. Cioè, la norma è o bianco o nero. Se ti serve la usi come scuola, non ti serve più, non è più una scuola. Però credo che anche su quello un'interlocuzione col MIUR possa dare un risultato. Cioè, che una scuola debba essere chiusa e non utilizzata, con tutti i rischi che ne vengono dietro, credo che sia un grosso errore. E tra l'altro anche da un punto di vista di conservazione del bene, danneggiamenti, qualcuno potrebbe dire è stato procurato un danno all'amministrazione. Bisogna un po' capire, nel caso di voglia utilizzare, in che modo, in con che procedura. Però la situazione è questa. Mentre c'è una norma, una linea normativa assolutamente precisa per non utilizzarla mai più come scuola, ma ripeto, questo alla lunga è un rischio, non c'è una esatta un perimetro normativo dove mettere un utilizzo temporaneo. Credo che tutto sommato sia lecito, però, perché insomma, non se ne vede il danno. Io questo non saprei che altro, le cose sono queste. Il mio non c'ho altro da aggiungere. Io ho concluso, volevo dire. Pure io non ho niente da dire. Signora Tallarico? Caterina? Stavo parlando da sola, abbiate pazienza, stavo facendo una domanda ma non pensavo di avere il microfono. Allora, stavo facendo solo una domanda, abbiate pazienza. La questione della nascita con... Scusi Presidente, avevo chiesto la parola, non so, perché non si sentiva lei. Lei non, mi sembrava che fosse scollegata, forse... Stavo solamente... Allora, la parola non l'ho vista richiesta, per cui me ne scuso. Volevo solo capire un'ultima cosa rispetto a quello che ha detto l'architetto Ferroni. Se la scuola nasce con un vincolo di destinazione scolastica, ci si può attivare per fare la richiesta di rimozione di questo vincolo secondo un iter dove comunque lui stesso ci invita alla massima prudenza. In alternativa, se invece si decide di non provvedere con la rimozione del vincolo, ma vengono fatte altre richieste di destinazione o comunque di utilizzo, deve rimanere, diciamo, qual è la caratteristica che deve rimanere di quel locale? Questa è precisa, la legge 23/96, l'articolo 7 è preciso. Un edificio scolastico. Ok, articolo 7, perfetto. Ripeto, quello che non è normato, che non trovo nella norma, è che succede o come si fa ad utilizzarla temporaneamente in maniera un po' in maniera diversa. Questo probabilmente è un'azione che l'amministrazione può approfondire, concordare, sia col Dipartimento Patrimonio che con il MIUR. Alla fine gli aspetti sono due. Uno è col Ministero dell'Istruzione, che tutto sommato sorveglia il mantenimento del vincolo, perché noi dobbiamo fornire allo Stato le scuole. Nelle nostre scuole comunali è un servizio che facciamo noi, però il vincolo rimane lo stesso. Quindi la tutela dell'azione del MIUR credo che sia di principio. E poi c'è il fatto che fabbricato con destinazione scolastica c'è una copertura assicurativa per l'attività scolastica, una manutenzione affidata al municipio nell'ambito dei centri di costo dell'attività scolastica. Quindi alcune questioni sono di principio, altre questioni sono tecniche amministrative, però non mi è mai capitato di affrontarle, francamente. Quindi credo che vada costruito un percorso, insomma, con gli attori, però... Non ne vedo l'illegittimità, voglio dire, la questione è che poi una questione di principio è che un fabbricato pubblico è un bene e va utilizzato, lasciarlo chiuso è uno spreco, quando al contrario, anche le scuole, quelle statali, dovrebbero secondo me essere utilizzate molto più di quanto non lo sono, far studiare ragazzi a scuola, offrire laboratori per un periodo maggiore, tenerle aperte 6 ore, insomma mi sembra uno spreco, quindi l'idea che un bene pubblico non debba, come dire, fruttare da un punto di vista educativo o sociale mi sembra un errore. Per questo ritengo che un tentativo di un utilizzo del fabbricato in maniera diversa sia
necessario per la collettività che quel bene lo paga, ma per questo è un punto di vista mio personale. Ripeto, la norma dice una cosa, o questo, il buonsenso mi fa dire che ok, però c'è anche una via di mezzo nei periodi in cui l'utilizzazione è talmente scarsa da non da sconsigliarne l'apertura, ma ugualmente da sconsigliarne la cessazione definitiva per le ragioni che ho detto prima. Va bene, prego, grazie. Allora io non intervengo più perché avevo bisogno prima di tutto di mettere in chiarezza i dati. Adesso vi consiglio la telecamera per questione di batteria, scusatemi. Anch'io. Prego, consigliere Cucunato. No, era soltanto una riflessione che volevo fare relativo praticamente a quello che ho sentito. Secondo me va approfondito questo argomento e magari attivarsi con un atto politico, perché sicuramente ci sono gli elementi per fare in modo che gli uffici vengano messi nelle condizioni migliori di poter gestire praticamente questo tipo di attività. Era soltanto questo tipo di riflessione, grazie. Grazie consigliere Cucunato. E dunque io vedo una mano alzata, non so chi si è prenotato, vedo solamente, ma non so se era da prima, signora Giulio Corrente, prego. Ma per galanteria e correttezza c'era prima la signora Silvestri, quindi al di là che sono consigliere, però le darei no, la no, parola. Non ti preoccupare Giulio, aspetta. Parliamo un attimo noi consiglieri, prego. Visto. Allora, no, innanzitutto ringrazio la dottoressa Mencarini per la sempre preziosa e puntuale apporto e sostegno che dà a questa commissione. Sono un nuovo entrato, ma me la ricordo già dall'inizio di questa consigliatura. Volevo riprendere peraltro il discorso della scuola dei Lillà, no? Sulla quale lei è stata molto, molto esplicita e quindi ne prendo atto. Peraltro era già una valutazione emersa durante la commissione urbanistica che trattò l'argomento. Prima di essere interrotta parlava anche delle scuole delle vicinanze. Sarebbe anche utile capire la situazione delle scuole delle vicinanze per avere proprio un discorso chiaro che supporti maggiormente l'affermazione che la scuola del Milano serve a riaprirla. È stata interrotta, quindi non ho avuto modo di sapere insomma i numeri di questa situazione. Grazie. Allora, ovviamente la scuola del Lilà, che è stata tanto, insomma, se n'è tanto discusso. Quella scuola sta nel quartiere di Decima, tra l'altro, no? Ma noi lì vicino abbiamo, per esempio, Amiculivo, che quest'anno è una scuola, Amiculivo è una scuola grande, 150 bambini come utenza, no? E quest'anno abbiamo avuto 112 iscrizioni, però qui c'è la lista d'attesa, quindi sicuramente questa scuola... insomma verrà riempita, ma non totalmente. Il Giardino d'Europa, che tutti conosciamo, ha 75 posti, ma in questo momento ce n'ha avuto soltanto 62 iscrizioni. Poi ce n'è un'altra sempre lì in zona, aspettate, che coi nomi, c'è anche il Mandorlo Incantato, che sta al SIC. È ovvio che non è che stanno secondo a un chilometro dalla scuola del Lillà, sono scuole un po' più distanti, però sono anche delle scuole più nuove, insomma. E anche il Mandorlo Incantato mi sembra che c'ha 90, è una scuola a 100 posti e ha avuto 90 iscrizioni. Quindi in questo momento dobbiamo chiamare le liste d'attesa. Però non è che abbiamo le liste d'attesa degli anni passati, questo voglio dire. Anche quest'anno poi ci sono state sicuramente le rinunce causate dal Covid quest'anno, però adesso le iscrizioni sono sempre sotto ai 1000, quindi comunque abbiamo avuto le iscrizioni. Ciò non toglie che secondo me riattivarsi per una riapertura proprio della scuola via di Decima non la trovo proprio funzionale. Poi magari saranno i politici a decidere, non sono io certo a decidere, quindi io dico quello che penso, perché purtroppo lavoro da tanti anni dentro la direzione socioeducativa e ho visto che quella scuola bene o male non funzionava più, ma non funzionava non perché era una brutta scuola, semplicemente perché non veniva richiesta, certo. Purtroppo è proprio là il punto, cioè le scuole di Spinaceto possono essere bellissime, sono un po' tutte vecchie da risistemare,
ma il problema è proprio che non ci sono i numeri dell'utenza, certo, sono certo. Troppe scuole ormai, ci abbiamo tante scuole dello Stato all'intorno. Certo, chiarissimo, grazie. Grazie, prego, consigliere De Iulis si era prenotato. Sì, grazie Presidente, ma ritengo che questa commissione sia stata molto interessante anche per farci capire meglio le cose. Credo però che dovremmo fare ulteriori approfondimenti, nel senso che a parte vabbè, la distanza e quindi il parlare così senza metterci intorno a un tavolino, magari con le carte sotto la mano, già questo è più difficoltoso, però spesso noi ci troviamo a valutare dei dati senza averne di altri. E quindi noi parliamo delle scuole dell'infanzia comunali, poi però non abbiamo i numeri delle statali e magari non riusciamo a ragionare perché all'interno di alcuni quartieri poi ci sono anche le scuole private, no? Io faccio sempre l'esempio tempo fa si discuteva della scuola di Castel di Leva che poi è stata definanziata perché non serviva, io però dicevo che in Castel di Leva si andava avanti nel quadrante del Dinamore, si andava avanti con 5 materne private e per cui il motivo della mancata della minore richiesta era dovuto alla compensazione delle private. Quindi credo che quando andiamo ad affrontare questo discorso bisogna farlo con la massima attenzione valutando tutti quanti i dati. E quindi sarebbe interessante anche quello che diceva, in virtù di quello che diceva l'architetto, fare questo tipo di valutazioni. Il massimo sarebbe riuscire a farlo anche con l'anagrafico, perché è vero che quartieri che sono nati e che erano giovani, poi naturalmente questi quartieri si sono invecchiati, dopodiché c'è alla lunga per forza un nuovo rinnovo delle persone che vi abitano e quindi serviranno nuovamente le scuole. Quindi credo che la nostra difficoltà sia, come parte politica, di cercare di capire bene insieme ai tecnici dove sta andando, diciamo, sotto l'aspetto demografico il nostro municipio, e cercare di valutarlo, perché io non sono per ok, oggi non serve più, si chiude, perché potrebbe servire tra 10 anni, e come diceva l'architetto, poi tra 10 anni, se noi ci siamo privati di una scuola, quella scuola non ce l'abbiamo più. Bisogna essere eventualmente bravi che laddove noi riteniamo, dopo aver valutato i posti nelle statali, i posti nelle comunali, i posti nelle private, decidere magari temporaneamente una soluzione che possa essere un servizio per il quartiere senza magari perdere quella scuola, perché un conto è perdere una scuola su in una zona che è ancora in costruzione, diciamo, in espansione, un conto perderla in una zona che è ormai consolidata e che dal punto di vista urbanistico non vedrà più interventi. Quindi credo che questo ulteriore approfondimento, lo dico alla Presidente, non so se potremmo farlo per fare veramente un lavoro certosino, anche a livello di età, quartiere per quartiere, non so se l'anagrafico ce lo può dare, in che modalità o con che difficoltà, però credo che sia uno studio utile. E comunque qualsiasi utilizzo di una scuola, prima di perderla, sono assolutamente d'accordo, va pensato alla temporaneità eventualmente e mantenerla noi come municipio, perché ove ci dovesse servire poi noi possiamo sicuramente riutilizzarla. Grazie. E grazie Massimiliano, volevo solo rassicurare sia te che la commissione che, diciamo, questa è una risposta che può darci l'ufficio, perché io questa richiesta l'ho inoltrata alla direzione socioeducativa, quindi il confronto con le scuole del vicinato, che sono statali, che sono private, eccetera, eccetera. E però prima la dottoressa Mencarini ci ha detto che non ce l'ha fatta comunque ad elaborare per oggi questi dati, quindi vediamo un attimo quali sono i tempi. Per quanto riguarda l'anagrafico, io ci ho parlato con il, diciamo, con l'ufficio dell'anagrafico municipale, ma a quanto mi è stato riferito telefonicamente, loro non sono in possesso di questo tipo di dati, per quanto riguarda, diciamo, limitatamente alla popolazione scolastica. Quindi a questo punto bisogna tentare di entrare in contatto, ma parliamo in tempi comunque importanti e veloci, almeno con il Dipartimento, quello che sta a Via Petroselli, che già qualche anno fa
ci aveva fornito comunque dei dati che, per quanto non aggiornati, però comunque sono dati che in un modo o nell'altro abbiamo provato ad utilizzare, a utilizzare in passato. Poi a fine interventi mi dite voi come preferite, diciamo, muovervi su questa modalità. Ovviamente io mi trovo d'accordo anche con quello che dici tu, Massimiliano. Signora, scusi, Presidente. Prego. Io voglio dire che però i dati dello Stato io non li posso dare, perché io non certo. è che mi occupo dello Stato. E ovviamente noi abbiamo il totale degli iscritti che ci hanno mandato, perché si sta muovendo adesso per il dimensionamento scolastico. Quindi, se volete quei dati, io l'ho già dati all'assessore Lalli, li do anche a voi, non è un problema. Però certo, la specifica delle iscrizioni all'interno delle scuole statali tra materna, elementari e medie, cioè quello non è un dato che io vi posso dare. Perché non mi compete, quindi non mi metto a cercarlo, ok? Non posso farlo. Però se noi decidiamo, dottoressa, che la scuola bisogna chiudere, non è più utile. Se non facciamo questo lavoro, è inutile dire che quella scuola va chiusa, no? Bisogna comunque in un modo o nell'altro, non dico lei, ma qualcuno. Però i dati dell'iscrizione alla scuola dell'infanzia statale ce l'abbiamo, noi l'abbiamo... quelli dell'anno scorso, ovviamente, perché l'abbiamo già pubblicati nella delibera della giunta comunale con cui si approva il dimensionamento ogni anno. Quindi quei dati dell'anno scorso sono pubblici, perché sono i dati delle iscrizioni già fatte, quelli di quest'anno. Okay. Però scuola con il dimensionamento che ci avete dell'anno passato, non ce l'avete, ve lo mando. Scuola per scuola, per plesso, ordine di studi per ordine di studi, c'è il numero degli iscritti. Il problema c'è sulla media, perché non fa distinzione tra quanti stanno nella sede e quante stanno nel succursale, ma per l'elementare, per la scuola dell'infanzia statale, per l'elementare è esattamente identificato per ciascun plesso, ciascun indirizzo, il numero degli alunni iscritti per l'anno scorso. Quindi quel dato, volendo, c'è. Poi insomma, il numero sarebbe prezioso. No, ma quello sì. c'è una delibera di giunta capitolina che mandiamo al discorso. No, ma i dati del dimensionamento li sto raccogliendo e li abbiamo già raccolti e li ho mandati all'assessore, quindi però adesso proprio la specifica non sono andata a vederla. No, ma se mai la mando io adesso, ce l'ho qui sul PC, sto in ufficio, quindi posso girarla se mi date qualcosa. Grazie, architetto, va benissimo, alla mail dove ha inviato anche il modulo per la privacy sarebbe perfetto. Ma guardi, mando per intero la delibera di capitolina dell'anno scorso, così ci stanno i dati e tutto il resto. Ok, la mando appena finiamo. Grazie. E allora c'era la signora Silvestri che si era prenotata, o mi sbaglio, è una mano alzata da prima che era rimasta per il... No. Pronto? No. Eccoci, sono. Sì, se è possibile. Certo, buongiorno di nuovo. Potevo aggiungere a quanto già ho seguito e ascoltato, che per quanto riguarda la situazione, perché io sono una delle due delle insegnanti della scuola del Risveglio del Biancospino. E a fronte dei numeri che ci ha fornito appunto la dottoressa Mencarini riguardo alla nostra scuola, che ho saputo solo ora perché sennò non c'era dato da sapere, volevo solo aggiungere che all'interno della struttura ci sono frequentanti due bambini con delle disabilità molto gravi. E considerando questo, sono bambini che già frequentano e che frequenteranno per ulteriori 2 anni. Una bambina di cui la mamma già ci ha richiesto e ne ha necessità la permanenza, ed un altro bambino che è il primo anno che frequenta. Quindi, con i dati del numero dei bambini presenti nella nostra scuola, considerare i due bambini in un'unica sezione, come appunto ci precisava la dottoressa Mencarini, probabilmente nella scuola della Valletta Incantata, se così fosse, oppure una sola sezione qui, sarebbe un qualcosa da non proporre, perché a fronte di quanto ci dice il Dipartimento della inclusione dei bambini con diversamente abili, nel rispetto della loro integrazione nel gruppo dei bambini, sarebbe un qualcosa a livello pedagogico scorretto, non corretto e rispettoso nei loro riguardi. Io questo ci tenevo a precisarlo.
Ecco, tra l'altro un'altra cosa, sentivo dire strutture vecchie, non utilizzate, la nostra scuola è all'interno di un quartiere che non è certamente un quartiere morto, ma è vivo, e se le frequenze dei bambini ci sono poche è perché non c'è stato mai un far sì che tutti i nidi potessero portare i bambini presso le nostre scuole. Noi siamo tutti i giorni presenti e svolgiamo il nostro lavoro, al meglio per tutti i bambini e per tutte le famiglie. Cos'altro le posso aggiungere? Che non è una scuola certamente in decadimento. È sì una scuola costruita nel lontano 1970, ma vi inviterei a venire a visitare la nostra scuola, perché nulla toglie a tutte le altre scuole nuove appena costruite, sicuramente nuove, ma questo non manca nulla. Non abbiamo un giardino noi, noi abbiamo letteralmente un parco. E togliere questo ai bambini per andare a finire in una scuola che la Valletta è cantata, e ripeto, anche per loro nulla toglie, non ha la stessa struttura, non è stata strutturata una scuola dell'infanzia. Consideri che qui nella nostra scuola ogni sezione ha il bagno interno. Presso la Valletta Incantata, purtroppo, quando ha avuto più di 75 bambini, e tuttora hanno solo due bagni con tre water, scusatemi se sottolineo questo, per 75 bambini, esterno a tutte le sezioni. Quindi non sarebbe una proposta ottimale e rispettosa per tutte le famiglie, per tutti, sia per chi è iscritto presso la Valletta Incantata e così anche per i genitori che hanno iscritto i loro bambini qua. Noi non possiamo fare altro che dire, aggiungere questo. Parlo io, ma chiaramente a nome di tutto il gruppo educativo. Buongiorno. Ecco, ho chiesto la parola, sono Carlo Golin e sono il rappresentante dei genitori dell'istituto del risveglio del Biancospino. E niente, volevo sottolineare un po' quello che ha detto la maestra, insomma, e poi fare una puntualizzazione che mi piacerebbe sapere sulla base di quale dato Istat si dice che ci sono più anziani, che il quartiere è vecchio, insomma. Però detto questo, va bene. Poi per la questione sottolineare che ci sono due bambini che sono veramente disabili, che hanno una grande disabilità. E il fatto che comunque io quando io abito a Cesare Pavese, quando andammo a fare gli open day all'inizio con la prima bambina, perché io sto da 5 anni lì dentro, noi potevamo per comodità mandarla alla Buzzati, che è una scuola statale. Però quando vedemmo il risveglio del Biancospino ci rendemmo conto che era una scuola, intanto con un'offerta didattica ampissima, insomma, dove facevano un sacco di attività e lo fanno tuttora, e un sacco di laboratori, che nel tempo purtroppo però ho notato che siano stati un po', anche se noi facevamo un sacco di proposte, le maestre anche, tutto quanto, sono stati un po', come dire, non dico osteggiati, ma insomma un po' contenute. Però detto questo, mi preme di dire che noi scegliamo quella scuola per la didattica, le attività, i laboratori, per il parco esterno con i giochi. Lì non ci sono strade di grande percorrenza perché dà sulla vallata, diciamo così, il parco, quindi i bambini non si respirano i gas di scarico delle macchine. È una struttura, anche se del 1970, come diceva bene la maestra, ma è ben tenuta. C'è la mensa interna, i bambini mangiano il cibo cotto all'interno, e noi per tutte queste motivazioni abbiamo scelto questa scuola, tant'è vero che io comunque la seconda bambina l'ho iscritta lì. Tutto qua, questo volevo dire, insomma. Quindi pensare, poi una cosa che è stata abbastanza spiacevole, che di solito veniva fisso l'elenco degli iscritti a aprile, marzo-aprile, non mi ricordo, e adesso non è stato affisso nulla, quindi noi ci siamo fatti noi una domanda su cosa potesse accadere a quella scuola, insomma, cioè non c'è stato detto nulla. Allora io avrei saputo questa cosa qua a settembre, magari, di dover cambiare scuola, però io vorrei essere libero di scegliere a quel punto dove mandare la bambina. Questo è un po' un appunto che volevo fare. Basta, poi per il resto ha detto tutto quanto la maestra, e niente, insomma.
vi ringrazio comunque. Grazie signor Golin, c'era il consigliere Pizzi che si era prenotato, vero? Sì, sì, grazie presidente. Ringrazio anch'io la dottoressa Mencarini e l'architetto per sicuramente la loro puntuale relazione rispetto alla situazione. Sicuramente io sono di Spinaceto, quindi purtroppo confermo, diciamo, quello che è stato detto prima all'ufficio rispetto a un invecchiamento, diciamo, della popolazione, che ovviamente l'ufficio diciamo capta attraverso le iscrizioni nelle scuole di quel quartiere. Quindi, anche per rispondere no prima al cittadino, la diminuzione demografica nei dati ovviamente dell'ufficio competente per le iscrizioni è un calo delle stesse. Sono anche qui a Spinaceto, ovviamente sono scuole di qualche decade fa, anche qui non solo perché sono un ex frequentante, diciamo, sono comunque scuole, seppur in strutture vecchie, ben attrezzate e lasciatemelo dire, ovviamente con un corpo docenti secondo me fantastico, sia qui a Spinaceto sia tanto a Laurentino. Noi purtroppo abbiamo vissuto, ricordiamo benissimo, proprio all'inizio di questa consigliatura, diciamo, la chiusura dell'altro complesso del Laurentino. Pino Birichino. Del Pino Birichino, esatto. Mamma mia. E ce lo ricordiamo benissimo. Ovviamente ogni volta che, adesso non ricordo se lo diceva anche prima degli Ulis o l'architetto, ogni volta che si chiude una scuola è un po' una sconfitta, no? In qualche termine, perché si va almeno a sprecare un edificio pubblico. Sul discorso che faceva proprio prima degli Ulis, che sicuramente condivido, cioè il non sprecare mai i locali, mi ricordo però che proprio quando parlammo di scuola di Lilla ci fu detto dal dipartimento, mi pare, in quell'occasione, che nel momento in cui ci si fa qualcos'altro e quindi si cambia la destinazione d'uso, se noi poi volessimo ricambiarla nuovamente facendolo ritornare a scuola perché abbiamo notato un aumento delle iscrizioni o comunque un interesse rispetto a quella scuola, comunque passerebbero anche lì diversi anni prima di attuare la nuova ridestinazione d'uso, scusatemi i termini se non sono proprio precisi, a scuola. Quindi sì, è giusto, però anche lì dobbiamo stare molto attenti per evitare sia, ecco, diciamo, uno spreco nel momento presente, ma anche nel momento futuro, lì dove quelle iscrizioni si rialzeranno in maniera ciclica, come è stato detto. A parte queste osservazioni, io poi magari volevo chiedere, ecco, sinceramente non mi era venuto in mente un discorso un po' più politico, all'infuori le considerazioni su i nidi e le materne. Se pensavamo in questa commissione, comunque, come gli scorsi anni, come abbiamo replicato anche questo punto, poi di fare uno studio anche sul dimensionamento scolastico, perché è vero che coinciderebbe diciamo con ottobre più o meno per quanto riguarda il municipio, con diciamo le elezioni, con il processo elettivo, però poi credo che lì dove non ci sia un'espressione di parere ovviamente dall'organo politico, sia il dirigente che prende atto delle situazioni illustrate agli uffici a inviare poi i dati a Roma Capitale e poi di conseguenza alla Regione. Quindi questo l'ho voluto dire alla fine, giusto come reminder. Vogliamo pensare di dare un indirizzo o comunque verificare se ci sono le criticità che magari richiederebbe un indirizzo già dal momento attuale? Grazie. Allora, mi ero prenotata io dopo il consigliere Pizzi, quindi colgo l'occasione per rispondere. Sicuramente nella programmazione della fine dei nostri lavori
c'è sicuramente la questione non solo delle scuole dell'infanzia, ma da trattare anche la questione degli asili nido e da trattare anche la questione del dimensionamento scolastico, che in particolare, come ogni anno, avviamo nel mese di giugno per poi arrivare a dati più concreti e definitivi ad ottobre. È chiaro che quest'anno, se la iniziamo nel mese di giugno, sicuramente avremo modo di lavorare su dati, come dire, pressoché stimati, non definitivi, ma comunque sicuramente attendibili. Quindi sicuramente è nell'obiettivo dei lavori di questa commissione che, insomma, diciamo, fare questo tipo di lavoro. Per quanto riguarda invece quello che è emerso stamattina, io mi sono prenotata per un intervento. Effettivamente io la conosco la scuola, in questo caso di specie Risveglio del Biancospino, ne parlo visto che comunque c'è una rappresentanza che ha portato, come dire, una situazione di disagio e di allarme, e vi posso dire che quella scuola è una gran bella scuola, sta veramente bene e ha dei requisiti importanti che per un bambino e soprattutto per una classe, quindi non per il singolo bambino ma per la classe e quindi anche per i docenti, è importante per le educatrici, perché l'importanza di avere le singole sezioni con il bagno nella stanza è sicuramente con l'accesso dalla stanza è veramente una cosa importante. L'altra cosa importante è il fatto che ci sia un giardino dove andare a fare le attività, come dire, formative all'aperto, che è non solo ben tenuto, ma anche un grandissimo requisito, che vivere all'interno di una città non è una cosa che possono apprezzare e goderne tutti. Il fatto che non ha delle strade grandi nei dintorni, insomma, scorrimento veloce, per cui ogni volta che mi è capitato di andare a fare una visita in quella scuola, quello che si poteva apprezzare era la qualità della vita, il silenzio, il cinguettio degli uccellini e questo non sentire continuamente il traffico, eccetera, eccetera, è un elemento fondamentale per la qualità dell'aria, per l'inquinamento acustico, eccetera, eccetera. Quindi, per quanto mi riguarda, è chiaro che questo importante discorso, soprattutto nel momento in cui si parla di importante distanziamento, favorire le attività all'aperto, eccetera, eccetera, è un elemento che dobbiamo prediligere. Il fatto di avere a disposizione un giardino all'interno, diciamo, nel quale poter fare attività in sicurezza. E questo a Risveglio del Biancospino c'è. Ma poi la struttura è bella, è luminosa, è nuova. E oggi sentir dire che c'è la possibilità che venga, se ho ben capito, che venga chiusa. Volevo specificare che non è che è già deciso, perché non è che ne parleremo con l'assessore, con la dottoressa Saracino, cioè però quello che è importante è che noi siamo in una seduta politica dove siamo noi stessi che in consiglio possiamo prendere, come dire, delle decisioni. Perfetto. E chiaramente in accordo con gli uffici, con la dottoressa Saracino, e indirizzare anche l'attività dell'assessorato su delega del presidente. Quindi è importante riportare un attimo, come dire, un equilibrio in questa situazione, proprio perché il consiglio è sovrano e voi come uffici che vi trovate in difficoltà, perché l'abbiamo capito, andate non solo supportati nelle decisioni e quindi nella copertura politica di determinate scelte, ma è anche importante che noi lo facciamo subito questo discorso, perché non si può certamente prima di tutto portare avanti un discorso senza, come dire, il nostro coinvolgimento, perché noi vi possiamo dare un supporto. E comunque è chiaro che se stamattina l'assessore aveva degli impegni, noi possiamo tranquillamente riprovarci anche la settimana prossima. Ma ero rimasta d'accordo con l'assessore, lo chiedo a Caterina,
che se non poteva, e io avrei informato la commissione dei motivi per i quali non poteva, però avrebbe potuto inviare una relazione. Chiedo se per caso agli atti della commissione abbiamo una relazione oppure no, perché altrimenti la replichiamo la settimana prossima. Ora controllo un secondo, mi sembra di no, però se non è stata caricata tra la posta da visionare. Tu hai controllato la posta per vedere la privacy, per cui. No, dicevo tra quella che ho caricato per la commissione, controllo un secondo. Sì, perché io ci sono sentita in questa settimana, ma personalmente non ricordo, era quando l'ho convocata, insomma, tra lunedì e martedì. E detto questo, però comunque. Vediamo. Cioè, costruiamolo insieme questo discorso. E non mi sembra, io non l'ho vista. Controllo di nuovo tra la posta elettronica. No, scusami, se l'hai controllata stamattina. Non lo so, magari però mi è sfuggito come è capitato con la privacy della signora prima. Ah. Vediamo un secondo per sicurezza, comunque non mi sembra. No, non ho trovato nulla. No, non va c'è bene, nulla. Va bene, Caterina, grazie. Allora, volevo solamente capire una cosa. Noi abbiamo acceso i riflettori su una possibilità che venga chiusa la scuola, il risveglio del biancospino. Ovviamente è da valutare e lo possiamo sicuramente valutare insieme. Volevo capire una cosa, lo stesso rischio di chiusura è anche per la scuola La Magnolia Stellata, quella che sta sull'uscito? In teoria, sì. Ok, ma lì ci sono delle alternative che si possono valutare come vicinanza di altre scuole, cioè cosa succede? A Spinaceto c'è la scuola la Magica Magnolia, ce ne stanno, c'è il Giardino dei Ciliegi, il Melograno dei Desideri, il Piccolo Mandarino, il Tiglio Incantato. Spinaceto è piena di nostre scuole. Sono tutte scuole, okay. Poi tra l'altro ormai piccole, sono tutte okay. Prima di 3 sezioni diventate molte di 2 adesso. Ok, resterebbe in vita però l'Allegro Salice. L'Allegro Salice resta in vita, sì. Solo l'antimeridiana. Una sezione antimeridiana che è la sezione dove non c'è il pasto. Abbiamo queste sezioni antimeridiane in tutto il municipio. Ad oggi la maggiore criticità si dovrebbe, a questo punto, se ho ben capito, concentrare sul risveglio del biancospino. In questo momento, secondo me sì, ma non è che, forse non mi ero spiegata bene, non è che è già stata decisa la chiusura. Ma sì, questo l'abbiamo capito bene e noi speriamo che non si decida senza che noi veniamo preventivamente coinvolti, cioè su questo percorso io chiedo alla commissione di fare una riflessione e pronunciarsi. Io adesso farò una nota ufficiale, poi ognuno prenderà
cioè io farò delle proposte, poi ci sarà la parte politica, ci sarà il direttore del municipio e il direttore ai raghi e ognuno prenderà le decisioni del caso. Vabbè. Sono io che decido. Okay. Senta un'altra cosa, invece la scuola di Via Conversi, per la quale avevamo avuto molte richieste, invece ci ha detto in apertura che non sarà aperta. Che cosa succede adesso se questa scuola è stata consegnata, no? La scuola è stata consegnata, io l'ho messa a bando, come mi era stato richiesto. Io avevo un po' delle perplessità perché i numeri della Mimosa Birichina 1 e 2 comunque non erano, non avevamo una lista d'attesa così gigantesca, però l'ho messa a bando, insomma, per farla breve. Purtroppo abbiamo avuto 4 iscrizioni, cioè quindi sì, no, dicevo, che probabilmente il prossimo anno la rimettiamo. No, quest'anno resta chiusa perché non la posso proprio aprire. Poi l'anno prossimo la rimetto ugualmente a bando, non c'è problema. E magari poi col fatto che ha aperto il nido, e magari come si può dire, insomma, probabilmente ci saranno le iscrizioni. Sì, adesso piano piano quella funzionerà piano piano, perché è tutto un quartiere nuovo, quindi sicuramente quella dirà. Va bene, ok, d'accordo. Io devo andare via, perdonatemi, ma insomma, grazie. Buongiorno. Devo fare delle cose, non devo andare per forza via. Senta, noi la ringraziamo. Non so se c'è qualcun altro che voleva fare qualche domanda. Non vedo prenotazioni, per cui io ho terminato anche le mie domande. Potremmo salutare sia l'architetto Ferroni che la dottoressa Mencarin. Va bene, buon lavoro, grazie, buon proseguimento. Arrivederci a voi, arrivederci. Grazie, grazie, arrivederci, arrivederci. Allora, consiglieri, abbiamo fatto, diciamo, questa istruttoria con gli uffici e sono emerse delle criticità. Da un lato una scuola che non apre, dall'altra delle scuole che sono a rischio di chiusura. Allora, io personalmente cerco sempre, nonostante le difficoltà, di guidare questa commissione per arrivare a dei punti di vista che possano convergere nel migliore dei modi. E per questo io vi chiedo, prima di tutto, che cosa desiderate fare. Perché io posso, vista la situazione critica, ma anche visto il fatto che comunque abbiamo poco tempo a disposizione, posso anche riaggiornare questa questione alla settimana prossima, ma certamente l'obiettivo dell'istruttoria non è avviare un dialogo tra noi, ma di un pronunciamento politico. Perché l'apertura che ci è stata data dagli uffici, e cioè che loro non decidono, ma che hanno chiaramente, come dire, una necessità di confronto con l'assessorato, significa che, come ogni volta succede, il consiglio può esprimersi su determinate scelte. Quindi quello che per me è importante è che oggi, alla luce anche del problema che abbiamo avuto con la crisi del Covid, eccetera, si possano prendere delle decisioni che siano mirate anche a valutare di rinviare determinate chiusure, o meglio, la decisione di determinate chiusure, perché il discorso che è venuto fuori stamattina è che per quelle dove ci sono state segnalate delle criticità è che comunque le classi sono piene fino al limite massimo. Questo deve essere considerato, cioè tra 13 e 25 le classi vengono considerate da 25, in un momento in cui abbiamo la necessità del distanziamento, determinate scuole che hanno una storia nel quartiere, eccetera, eccetera, bisognerebbe essere abbastanza prudenti, soprattutto per quello che ci ha detto il Dipartimento. Quindi, se per voi va bene, noi potremmo rivederci la settimana prossima ragionando su quello che è il nostro orientamento politico e stesso in quell'occasione potremmo valutare di formulare un atto che sia di indirizzo
per l'attività che dovrà fare la Giunta. Va bene? Va bene. Ok. Avete da fare degli interventi su quello che avete ascoltato stamattina, per chi conosce bene le scuole del proprio quartiere, se volete fare degli interventi, delle considerazioni, perché anche il fatto che non apra via Conversi rappresenta comunque sicuramente un problema, no? Va bene, perfetto. A posto, il punto è chiuso, non ci sono interventi. Passiamo al punto successivo. Qui c'era l'esame della posta? Sì, però non ci sono ulteriori. No, controllo un attimo, però non mi sembra. Sì, Caterina, grazie. Arrivo. Dunque. No, non vedo. Va bene. Una posta da esaminare, forse c'è una nota che ha caricato ieri la mia collega. Nella posta da esaminare, la 50149. Risposta progetto risorse per Roma. Inoltrata dalla Quinta. Ah, questa sì, sì, sì. Ok, 50149. Ce l'ha mandata la Commissione Patrimonio. Buongiorno, sono l'architetto, sono Carlo Golin. Vi volevo salutare e ringraziare tutti, insomma, per l'attenzione. Grazie a lei. Grazie, grazie. Arrivederci. Arrivederci. Volevo salutare anche io e ringraziarvi di tutto, veramente. Grazie di nuovo. Buona giornata. Grazie, grazie a voi, grazie a voi, arrivederci. E c'è Filippo Massimo? No, è andato via. Allora ce la leggiamo un attimo noi. Un attimo che bisogna aprirla, eh. Ma dove sta Caterina? Scusami, nella posta da visionare, nella posta da visionare, cartella posta da visionare. Ah, eccola qua. Allora, questa nota ce l'ha trasmessa ieri la commissione Quinta. Brava, la commissione Quinta. Comunque, il Dipartimento Patrimonio ha scritto alla Commissione Quinta che stava avviando un'istruttoria su via Canzone del Piave, la ex scuola Tosi, in quanto in una seduta era venuta una persona della, ve l'avevo già detto, insomma, quando abbiamo fatto la seduta scorsa, mi sembra, per quanto riguarda questo immobile, a parte i dati tecnici, all'interno di questa nota c'è scritto che c'è un progetto che prevede che arrivi a via Canzone del Piave diciamo risorse per Roma, che negli ultimi anni è stata in via di decima presso dunque sede ufficio di scopo condono edilizio, e per l'ottimizzazione dei fitti passivi si è pensato che questo ufficio capitolino possa essere spostato. Aspettate un attimo. Aspettate, mi sta suonando il telefono, rispondo, non parlo più. E quindi, dopo tutta una serie di considerazioni storiche relative a quello che era nell'immobile di via Canzone del Piave, nonché alle caratteristiche del sito, quindi la metratura, eccetera, eccetera. I lavori da fare, quello che praticamente è l'intervento che richiede per poter utilizzare nuovamente questo immobile, c'è scritto in conclusione che i suddetti interventi possono definirsi come interventi di adeguamento, resta fermo l'obbligo di procedere
alla verifica locale delle singole parti della struttura, verifica necessaria anche se la nuova destinazione d'uso esclude un incremento di carichi globali verticali in fondazione superiore del 10%. Inoltre è necessario tenere in considerazione il costo di approfondimento di indagini del calcolo specialistico per un possibile adeguamento antisismico. Quindi in pratica viene fatto il computo non solo degli spazi ma anche di quella che è la mole degli interventi che sono richiesti per poterlo rendere fruibile. A questo punto, visto che il consigliere Enrico in questo momento non c'è, io comunque ne parlerò con lui, perché dal punto di vista patrimoniale sicuramente gliene facciamo, diciamo, gli facciamo occupare la commissione competente. Intanto questo documento possiamo metterlo agli atti. Va bene. Ok, allora abbiamo esaurito tutti gli argomenti all'ordine del giorno. Mi pare di non vedere prenotazioni di nessun tipo. A questo punto la seduta la chiudiamo adesso. Sono le 12:16. Signori, vi saluto. Arrivederci a tutti. Buona giornata, grazie Caterina. Arrivederci, buon weekend a tutti. Arrivederci, Caterina, grazie. Arrivederci. Ciao a tutti, buon fine settimana. Ciao. Ciao a voi, ciao, ciao a tutti.